mondo che immediatamente si organizza, no? Con un direttorio, eccetera, eccetera, e la religione. Perché bisogna capire questo. Il governo, diciamo genericamente rivoluzionario, si preoccupa di tenersi buono il popolo con questi atteggiamenti esteriori, ma di fatto comincia a minare la sensibilità tradizionale del popolo napoletano. Comincia a minare, voglio dire, i rapporti tradizionali che il clero aveva con il popolo, eccetera. E tutto questo viene favorito paradossalmente da che cosa? Viene favorito dalla politica ecclesiastica dei Borboni stessi. Perché non ce lo scordiamo quello che era successo nel frattempo, no? Nel 792 si era resa vacante una quantità incredibile di vescovadi. Il re dà i nuovi nomi al pontefice, secondo un accordo che era stato stabilito, dà i nuovi nomi scegliendoli tra persone, come dire, di provata, di sicura fede borbonica. Tra questi c'è quello Dovici, per esempio, no? Che diventerà un collaboratore strettissimo, avrà incarichi istituzionali proprio nel segno dell'armata del cardinale Ruffo. Ma ci saranno anche tanti vescovi che si schiereranno dalla parte rivoluzionaria. Quindi addirittura c'è stato chi ha parlato di uno scisma politico all'interno e quindi di una spaccatura politica all'interno dell'episcopato meridionale, quindi fra i vescovi meridionali. E allora qual è la verità? Ecco perché è estremamente importante capire tante, come dire, tante sfumature, tante articolazioni. Dall'altra parte, ecco, è emblematico il